Liberi.tv, Riccardo Cristiano, decima marcia internazionale per la libertà dei popoli oppressi e delle minoranze a Roma, promossa da Società Libera, in compagnia di Sergio Delia dell'associazione Nessuno Tocchi Caino, che da anni si può dire vicina a una minoranza che sono proprio quelle persone escluse, direi io, dalla società per un certo verso e vicini a tutte le minoranze che dir si voglia. Perché è importante essere qui oggi? Perché qualsiasi manifestazione, iniziativa, marcia che abbia sotto l'egida della libertà, di una società libera, di popoli liberi, non può che vederci partecipare. E certo le minoranze, potremmo dire gli ultimi della terra, e nei campi di prigionia di solito finiscono, che siano carceri, che siano gulag, che siano lagre, di solito coloro i quali nella società sono esclusi, rimossi, e la rimozione degli ultimi significa la rimozione dei problemi vitali più importanti. Può apparire paradossale, no? Che dire che gli ultimi coincidono con le grandi questioni sociali, che quindi riguardano le grandi maggioranze, che siano di popoli, che siano di organizzazioni, eccetera. Quindi siamo qui per questo. Bisogna mai dismettere la bandiera della libertà, issarla anche contro ogni apparente rassegnazione e indifferenza. Scusa se ti voglio ricordare una persona che comunque era sempre stato qui oggi, ovvero Marco Pannella. Marco Pannella ha rappresentato e rappresenta ancora oggi la giustizia giusta, il ricordarsi degli ultimi. Lui era proprio dove probabilmente non c'era nessuno, anche in manifestazioni poco, diciamo, numerose, però lui era presente per dare la sua vicinanza da personaggio pubblico a chi forse era escluso ed è escluso, quindi è anche un ragionamento molto cristiano quello di rimanere con gli ultimi. Sì, ma anche la presenza di Marco, tu dici in manifestazioni magari solitarie, sì, o comunque non affollate, assicurava la presenza di molti. Sì. Uno potrebbe dire lui faceva per 1000 o faceva per 10.000, per 100.000. In realtà può apparire, diciamo, un controsenso essere da solo a manifestare o insieme a pochi altri, nello stesso tempo rappresentare grandi maggioranze, popoli, possiamo dire. Perché in realtà nella storia accade così. Cioè non sono necessari milioni di cittadini per condurre una battaglia e magari per vincerla. È sufficiente che in una persona convivano, coincidano in maniera coerente un modo di pensare, un modo di sentire, un modo di agire, perché questo produca degli effetti. Però è necessaria la coerenza di questi tre aspetti. Potremmo dire la mente, il cuore, le gambe, il corpo, eccetera. Marco ha incarnato questa, potremmo dire, triplice alleanza in una persona, e crea un modello. Noi siamo attratti dai modelli, sì, e sono potentissimi. Funziona così anche in natura. Con questo messaggio di libertà, da un uomo libero a tutti gli altri uomini liberi, io direi Riccardo Cristiano ringrazia Sergio Delia di Nessuno Tocchi Caino, Liberi TV, decima marcia internazionale per la libertà, Roma.